Per Luigi Scuderi, difensore del Ripa di Mosane, arriva un bel 6-1 sul Montenero, partita abbastanza agevole, già chiusa nei primi 20 minuti. Sì, abbiamo fatto un buon inizio, un buon approccio, abbiamo interpretato bene la partita, sapevamo che la vittoria era la cosa fondamentale, poi ovviamente senza nasconderci aspettavamo qualche risultato favorevole da qualche altro campo, però non è avvenuto. E colgo l'occasione per fare i miei complimenti allo Spirito del San Pietro in Valle, che comunque ha fatto un grandissimo campionato. Piero, dalla tua esperienza c'è più rammarico per il punto in meno oppure c'è consapevolezza di aver fatto comunque un bellissimo campionato? Ma guarda, io ti dico la verità, se andiamo a vedere, ovviamente un punto ti fa rosicare perché fa parte del gioco e nessuno vuole perdere, soprattutto se si perde di un punto. È anche da dire che anche loro, per dirti come termine, hanno commesso qualche passo falso a livello amministrativo, burocratico, hanno perso qualche punto a livello amministrativo e burocratico, per questo si è fatto così. Però io voglio fare un plauso sia a noi che alla Termoli, che a San Pietro in Valle, perché comunque fare 65-66 punti, quando l'anno scorso anno hanno fatto 66-65, hanno vinto il campionato, vuol dire che comunque ci siamo divertiti tutti e tre. Poi ovviamente ha vinto forse la migliore, ha vinto forse la più fortunata, però se hanno vinto un motivo ci sarà, quindi merito a loro. Durante la stagione forse mi puoi dare ragione, le partite spartiacque sono state quelle col Varano, 0 punti col Varano, veramente lì è stato veramente dura per voi. No, è stata semplicemente una partita giocata sotto la neve che era incanalata su un pareggio, poi ovviamente dovevamo recuperare 20 minuti, giocammo 20 minuti a una porta, poi un episodio ci ha condannato quella partita. La partita successiva siamo andati a giocare in serie senza giocatori, senza due espulsi, senza portiere, però fa parte dell'anno, cioè non è che rammarico c'è, però ormai dobbiamo pensare semifinale playoff contro lo Spinete e basta, cioè rammarico c'è, però dobbiamo guardare avanti. Luca Ricciardi, centrocampista del Ripa di Mosane, arriva un bel 6-1 sul Montenero, partita molto facile, messa già in discesa dopo i primi 15-20 minuti. Sì, allora l'obiettivo nostro era quello di chiudere il primo tempo e poi sperare in un risultato favorevole dagli altri campi. Purtroppo non è andata così, però siamo contentissimi del terzo posto, abbiamo disputato un campionato da protagonisti e adesso ci andiamo a godere due giornate di sport che fanno bene al nostro paese. Come arriva il Ripa di Mosane a questa partita importantissima? Prima con lo Spinete e poi, ovviamente, se andate avanti, c'è la finale contro Isernia o Termoli. Arriva pronto, arriva con un gruppo formato, con voglia di fare bene. Siamo contentissimi di aver portato comunque una semifinale e poi un'eventuale finale playoff a Ripa, che mancava da anni. E adesso sogniamo di fare il salto di categoria che renderebbe orgoglioso il nostro paese, il pubblico che ringrazio quest'anno ci ha sostenuto ogni partita. Chiuderà 65 punti a meno uno dal San Pietro, c'è più rammarico oppure più consapevolezza di aver fatto comunque il massimo? Forse durante la stagione quella partita col Vairano in casa, il recupero, 0 punti tra andata e ritorno, veramente sono pesanti, un po' un rammarico per la settimana con il recupero col Vairano e poi con l'Isernia, che abbiamo perso noi da soli la partita, però sono convinto che il calcio dà e toglie, quindi alla fine del campionato si livella tutto, quindi penso che faccio i complimenti alle prime due, il Fortore in primis e poi il San Pietro in Valle, che sono riusciti a mantenere uno standard durante l'anno elevato. Noi abbiamo fatto il massimo, quello che potevamo, e siamo perciò contenti e festeggiamo il terzo posto. Assolutamente ti fa onore questo che hai detto. Un'ultima cosa, a livello personale invece ti ritieni soddisfatto? Hai giocato tantissime partite, hai fatto una stagione veramente super. Sì, a livello personale sì, tengo sempre a ringraziare il mister che comunque ha molta fiducia in me, la squadra, e sì, ma sono soddisfatto della squadra perché veramente, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto un po', noi siamo ricombattati in uno spogliatoio, abbiamo creato un gruppo fantastico e siamo riusciti a fare questa grande impresa per il paese, e quindi siamo tutti contenti. E adesso sogniamo.